Buonasera. Una nazione in coma di Piero Buscaroli è uscito da poco per Minerva Edizioni. La storia si dice che la scrivano i vincitori e questo spiega come non sempre la sua verità venga raccontata per intero. Cosa c'entra con la musica? Beh, c'entra, perché la musica, come ogni arte, attiene alla bellezza del mondo, dunque alla sua storia e inevitabilmente anche alla sua politica. Piero Buscaroli, nato a Imola nel 1930, è un gigante controcorrente della cultura italiana. Talmente gigante e talmente controcorrente che nel 2010 intitolò un suo libro pubblicato da Mondadori Dalla parte dei vinti, memorie e verità del mio Novecento. È uno storico Buscaroli e fra i capolavori che ha dedicato alla musica sono ineludibili per chiunque la ami davvero il Bach del 1985 sempre per Mondadori, la morte di Mozart e Beethoven usciti da Rizzoli rispettivamente nel 1996 e nel 2004. Ma restiamo a una nazione in coma. Ha scritto Stelio Solinas sul Giornale che è un libro di memorie sui generis, ridotte al minimo quelle familiari, rivendicate quelle di testimone di un'epoca, il secondo dopoguerra, vissuto portandosi sulle spalle il peso di ciò che ancora ragazzo gli era franato sopra, cucendogli addosso lo status di sconfitto. Ci sono dei lutti che si portano come decorazioni. È uno sguardo perfetto su ciò che questo libro è. Un suo capitolo ha titolo Toscanini e Longanesi e racconta testualmente di uno schiaffo in cerca d'autore. Si riferisce alla vicenda bolognese della Sberla assestata al direttore d'orchestra il 14 maggio del 1931 perché, dice la Vulgata, si rifiutò ad eseguire prima di un concerto sia Giovinezza che la Marcia Reale. Buscaroli, che Longanesi chiamò nel 1955 a collaborare col Borghese, racconta l'accaduto e riporta ampi stralci dell'articolo che lo stesso Longanesi aveva pubblicato sul numero dell'assalto del 16 maggio 1931, cioè due giorni dopo il fatto. Il titolo era Fine di un'estetica, il caso Toscanini, e il suo contenuto è strepitoso per chi, come me, detesti, e sto parafrasando Longanesi, quei canoni di religiosità musicale che finiscono solo col giovare alla fama di chi li segua furbescamente come una stella cometa. Non vi svelo nulla, perché a certe cose non s'addice la velocità televisiva, vanno meditate nel tempo di una lettura attenta. Vi dico solo che Buscaroli aggiunge, e sono parole sue, che un'altra sorpresa mi è stata confidata in questi giorni, ma non posso dire da chi. Dopo la guerra, tornato in Italia, Toscanini fu udito da uno scrittore allora famoso rievocare l'episodio dicendo tra sé, chissà, forse avevano ragione loro. Ecco, chissà, la storia la scrivono i vincitori, ma se non se ne scavano le viscere così, ciò che è stato scritto può darsi che non sia solo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Alla prossima, arrivederci.